Non più frutta, alberi, legumi, piante farmaceutiche o no, e di conseguenza non più alimenti, ma prodotti sintetici a sazietà, nei vapori, negli umori speciali dell'atmosfera, su particolari assi delle atmosfere ricavate di forza e per sintesi dalle resistenze di una natura che la guerra e che della guerra ha conosciuto solo la paura. E viva la guerra! Non è così? Martedì 25 febbraio 1948. Paulette, sono così triste e disperato. Questo corpo mi fa male da tutte le parti, ma soprattutto ho la sensazione che la gente sia rimasta delusa dalla mia trasmissione. Là dove c'è la macchina, c'è sempre l'abisso e il nulla, c'è sempre una mediazione tecnica che deforma e annienta ciò che si è fatto. Le critiche di M e di A sono ingiuste, ma nascono dai limiti del mezzo. Ecco perché non toccherò mai più la radio e mi consacrerò ormai esclusivamente al teatro, così come io lo concepisco, un teatro di sangue, un teatro che a ogni rappresentazione avrà fatto guadagnare corporalmente qualcosa sia a colui che recita, sia a chi vede recitare, del resto non si recita, si agisce, il teatro in realtà è la genesi della creazione, ciò si farà. Ho avuto una visione questo pomeriggio. Ho visto coloro che vogliono seguirmi e che non hanno ancora completamente un corpo, perché dei porci come quelli del ristorante di ieri sera mangiano troppo. C'è chi mangia troppo e altri come me, che non possono più mangiare senza sputare.